ecco il risultato dopo aver attaccato i due bordi laterali. Quindi abbiamo detto che abbiamo preso l'altezza, ne abbiamo tagliato 4 strisce, ognuna larga 7 pollici e mezzo, e abbiamo attaccato sui due lati lunghi 2 delle nostre strisce, 1 e 1, 2. A questo punto prendiamo le due strisce rimanenti e le attacchiamo una sopra e una sotto, attraverso tutta quanta la coperta. Abbiamo la volta scorsa realizzato il top della nostra coperta, che abbiamo qui pronto per venire quiltato. Eccolo qua, con i nostri 6 ricami, con una cornice viola e tutto qui intorno un bordo sull'azzurro viola con le farfalle. A questo punto quello che ci serve è di fare la quiltatura, ovvero di fissare il nostro top, che è un unico strato a questo punto di cotone, sopra a un altro supporto per renderlo una vera coperta che scaldi anche. Io vi spiegherò come farlo con il pile. Il metodo tradizionale chiamerebbe per un'imbottitura batting, che solitamente può essere di cotone, può essere sintetica, somigliante a quella, per capirsi, all'interno dei cuscini, di uno certo spessore che può variare dipendendo da che coperta volete, se è molto calda o meno calda, e sotto un altro strato di stoffa. Per questo motivo viene chiamato sandwich, perché appunto abbiamo stoffa, imbottitura, stoffa. Questo è il sistema tradizionale e un po' più complicato, se volete, per la gestione di questi 3 strati. Noi invece facciamo il sistema con il pile, perché risulta anche più semplice poi da impunturare. Quindi abbiamo detto che dobbiamo passare da questa cosa qui a una coperta quiltata come questa, che ha quindi sul retro un pile. Vedete tutte le righe delle impunture, di fronte la stoffa e tutto un bordino, che spiegheremo per ultimo, che va a finire chiudendo i due strati e unendoli in modo che siano gradevoli da vedere, diciamo, anche che non ci sia il bordo tagliato. Per fare questo prendiamo il nostro pezzo di pile che abbiamo già steso. Se avete ovviamente un tavolo di dimensioni grandi e più comodo, ovviamente. Noi non possediamo un tavolo di queste dimensioni, per cui dopo aver ben pulito e spazzato il pavimento ci dobbiamo accontentare di questa soluzione. Il pile prendetelo di una dimensione un poco più grande, ovviamente, della nostra coperta, e a questo punto lo stendiamo sopra. Eccolo qua. Lasciando il bordo tutto intorno, togliendo la piega che mi è venuta, è un lavoro veramente più facile da fare se c'è qualcuno che vi dà una mano. A questo punto lo stendete bene, in modo che non ci siano pieghe né nella stoffa sopra né nel pile sotto, lasciando comunque un bordo di almeno un paio di dita tutto intorno, che taglieremo all'ultimo momento, perché comunque quando lo andremo a cucire si sposta un po' quello strato superiore, si può deformare lievemente, per cui è meglio avere un pochettino di spazio per sicurezza. Dopo averla ben stesa, stando attenti anche come in questa che ci sono questi pezzi di stoffa un poco più larghi, vedete che abbiamo lasciato del ricamo perché tende un po' a sfilare altrimenti, stando attento che siano ben lisci, non facciano pieghe che poi si vedrebbero una volta cucito, vedete qua, state attenti a lisciarla perfettamente senza deformarla, per cui non tiratela troppo, ma lisciatela bene con le mani. Dopo averla lisciata in modo appunto che non ci siano assolutamente pieghe né nel pile né nella stoffa sopra, la dobbiamo fissare in modo poi da poterla portare sotto la macchina da cucire. Per fissarla il metodo più semplice sono le buone vecchie spille da balia. Non usate assolutamente, secondo il nostro punto di vista, spilli, perché finirà sempre che poi lo spillo si sposta e vi bucate una mano, cosa che io le poche volte che ho provato a fare mi sono fatta regolarmente fuori le mani. Per cui usate solo spille da balia, cercate di trovarle il più appuntite possibili. La dimensione più comoda è grosso modo questa. Tanto più grandi sono di solito molto grosse, tendono a bucare la stoffa e lasciare un buco che resta abbastanza visibile. Tanto più piccole dovete avere una certa pazienza a metterle, è possibile, però non so se il gioco vale la candela, perché poi si aprono, sono più scomode. Perché questa è la dimensione più comoda di tutte. Per posizionare le spille da balia dobbiamo decidere che tipo di disegno di quiltatura faremo. Abbiamo detto che questa deve essere una coperta il più semplice possibile, per cui faremo una normale quiltatura che segua queste righe qui. Quindi tutto intorno al nostro quadrato, in questo modo, e
poi ne faremo un'altra intorno al ricamo in quest'altro modo. Quindi ovviamente per mettere le spille adesso non le andremo a mettere dove ci potrebbero dar fastidio, quindi non su queste due righe che abbiamo deciso di ricamare. Quindi le andremo a mettere per esempio in questa fascia viola. Non so più chiudere una spilla da baglia, ecco. In questa fascia viola, in modo che tengano bene insieme gli strati, non ci diano fastidio durante la quiltatura. Questa fascia tanto ampia all'esterno, volendo, sarebbe bello farci un disegno un poco più complicato, uno stippling, che è quello di cui ci sono moltissimi tutorial in giro, che sono delle specie di disegnini abbastanza non regolari che si vanno a incastrare uno nell'altro, tantissimi disegni, di questo ci sono molti tutorial, non andrò a spiegarlo qui perché non è la mia specialità, per cui al momento andremo solo a fare una quiltatura, lo famoso stitch in the ditch, che semplicemente significa che andremo a cucire nel solco, ditch, di tra le due stoffe, quindi il più possibile qua all'interno. Quindi adesso con un po' di pazienza, cercando di non bucarci le mani, andremo a mettere tutte quante le spille da baglia per tenere insieme i nostri strati. Possiamo tagliare via buona parte del pal che ci avanza, sempre tenendo circa 2 pollici tutto quanto intorno, possiamo tagliare via il resto per non avere tanto ingombro e spostare tutto quanto sotto la macchina da cucire. Se avete il dubbio su quante spille da baglia mettere, nel caso esagerate, nel senso che metterle è sempre un po' una seccatura e toglierle anche, però più ne avrete messe, più il tutto resterà insieme e vi renderà più facile cucirlo. Se ne mettete poche, basta poco per spostare uno strato con l'altro e quindi fare pieghe e via dicendo. Quindi nel caso abbondate. Ora tagliamo via il bordo e ci spostiamo sotto la macchina da cucire. Quindi dopo aver tagliato il bordo esterno, lasciando i nostri 2 dita circa, l'abbiamo trasferita sotto la macchina da cucire. Esistono dei piedini appositi per fare lo stitch in the ditch. Qui lo vedete, è un piedino con una lametta centrale. La lametta va a toccare contro il bordo della stoffa in modo da aiutare e guidare per non uscire dal bordo. Quello è quello della Brother. Questo qui, stesso identico sistema, è quello della Faff. Quindi ha un foro centrale piccolo, in modo che l'ago non si sposti ma sia guidato al centro, e questa lametta che aiuta restando all'interno del solco fra una stoffa e l'altra. Riguardo al filo da utilizzare, personalmente uso un filo che sia della stessa tinta, in modo che si noti di meno. Se volete fare una cosa decorativa, avete più mano, siete più fiduciose, è molto bello farlo con un filo contrastato di un colore completamente diverso. Nel caso dello stitch in the ditch, però, se appunto si tende ad usare un colore neutro, o in alcuni casi si usa un filo di nylon molto sottile, non si noterà assolutamente, credetemi, esiste, ce l'ho in mano. Un filo di nylon molto sottile, perché in questo modo qualunque sia il colore su cui andremo a cucire non si noterà minimamente. Il lato negativo rispetto a usare questi fili è che in primo luogo non lo potete stirare con un ferro molto caldo, perché ovviamente si può andare a sciogliere, e poi alcuni forum con delle quiltatrici americane particolarmente agitate hanno segnato il fatto che non è adatto per coperte per bambini molto piccoli, perché nel caso che grattandola riescano a tirare via il filo potrebbero farsi male, potrebbero girarselo intorno a un dito e tagliarsi, o potrebbero comunque in qualche modo mangiarselo. A me sembra un po' un'esagerazione, comunque tende un po' a rompersi se non state attenti con la tensione del filo, però appunto è di molto buono il fatto che poi è come non averlo usato, non si nota più nulla. Allungate un po' il punto, io qui ho usato 3,5 perché comunque il nostro scopo non è quello di realizzare una cucitura tanto resistente quanto un'impuntura che tenga insieme i nostri strati. Fate entrare l'ago all'inizio del nostro punto, qualunque esso sia, e
precisamente all'incrocio fra le due stoffe, e utilizzando questa lametta come guida procedete lungo la cucitura. Va bene comunque con un piedino normale, in questo caso meglio invece un piedino molto trasparente, molto ampio e largo, in modo da vedere bene dove siete e dove state andando. Conviene partire più al centro possibile del nostra coperta. Io qui ho scelto uno dei ricami della riga centrale, in modo che qualunque errore lo andrete a distribuire lungo tutti quanti i lati e non vi troverete a dover correre lungo tutta la lunghezza a partire da un angolo. E quindi, con pazienza, andando piano, cucite appunto nel solco dove avete deciso. Il lato negativo di questo piedino è che non si vede bene quando si arriva in fondo, per cui aiutatevi come possibile fermandosi e via dicendo. Se avete una coperta molto grande, per esempio un quilt matrimoniale, conviene che la arrotolate in modo da non avere tanto stoffa da far passare. Quindi, partendo da uno dei lati, semplicemente la arrotolate. Esistono poi delle graffe speciali, le chiamano i freni per le biciclette, per le ruote delle biciclette, non ho mai ben capito, comunque per le gomme delle biciclette. Fatto sta che sono delle specie di tondi che vengono chiusi in questo modo, in modo da tenerle ferme, non particolarmente fondamentali. Arrotolate il tutto in modo che quando dovete girarla è più facile, vi resta tutto quanto all'interno. Noi questa volta ci spostiamo nell'altro verso. Continuiamo il prossimo angolo, non c'è bisogno di tagliare ovviamente il filo, non c'è bisogno di puntarlo nuovamente perché non abbiamo tagliato la cucitura. C'è chi usa dei guanti appositi che hanno il fondo con dei gommini, oppure chi ricicla i guanti da giardinaggio, ovviamente nuovi, perché permettono appunto di avere più presa sulla stoffa e di guidarla più efficacemente. Questo è vero soprattutto se fate, eccoci qua, se fate delle cuciture con una quiltatura più decorativa, più complessa. Per queste semplici forse sono già più superflui. Molto comodi invece sono i tavoli, gli allargamenti dei tavoli, che sono dei tavoli in plexiglass che si vanno a infilare al posto del piano normale, in modo da avere molto più spazio dove appoggiare il proprio quilt per poter spostare con più comodità il tutto. Consiglio comunque, per cominciare, di quiltare copertine piccole o ancora meglio in paraticci, qualcosa di ridotto, in modo da non trovarsi immediatamente con qualcosa di molto ingombrante. Per lo stesso motivo è particolarmente divertente quiltare ad agosto, quando fa un caldo terribile, hai un'intera coperta di pile addosso. Se vi è più comodo girate nell'altro verso tutto intorno, ovviamente. Il tavolo dovrebbe essere più sgombro possibile, non come il mio che continuano a cadere cose. Là. Lisciate il più possibile e questa è l'ultima cucitura del nostro quadrato. Cercate di non tirare la stoffa, guidarla, ma non tirarla troppo per evitare di deformarla. State attenti a usare anche sotto un filo che sia in tinta con il pile che state usando. E in fondo fissate il filo. Quindi abbiamo realizzato il primo dei 6 quadrati. Vedete la cucitura lungo tutti e 4 i lati, che corre intorno. Girandola sul rovescio vediamo il nostro primo quadrato. A questo punto ci spostiamo, andiamo a fare gli altri 5.